ça va être veramente felice. Un grandissimo talento, un bel autore, un bel regista, un bel attore, un bel ragazzo pure. Insomma, è stata da qualche parte in questo momento, insomma, non so, mi è presente. Ecco, in quel momento quando ci siamo incontrati avevamo proprio l'età dei ragazzi del Cinema America, non avevamo neanche 30 anni, quindi abbiamo deciso subito, immediatamente di fare qualcosa insieme, di condividere questa allegria per la vita, che è anche un po' spensieratezza, così, insomma, gettandosi nel vuoto di un'arte difficilissima come quella dell'arte cinematografica, è difficilissima, difficilissima. Però sono diventati alcuni passaggi del film, sono diventati proverbiali, è diventato un piccolo cult all'epoca quando lo facemmo. Abbiamo lavorato molto, ma lavoravamo proprio perché lui era lui e io ero io. Sapete quando come si incontrano? Perché l'amicizia è come l'amore, quando ci si vuole bene, ci si ama, gli amici sono uguali, no? È proprio, c'era un trasporto totale, ridevamo, bastava che ci guardavamo e qualsiasi cosa accadeva era una scintilla per nascere, e abbiamo deciso di far convergere tutto questo amore e questa bellezza che fino facciamo qualcosa insieme. E quindi abbiamo fatto anche delle gag, diciamo, e dei giochi comici che da soli non avremmo mai fatto. Io ho fatto solo perché c'era lui e lui faceva solo perché c'ero io, quelle cose che, insomma, si dice sempre nel cinema quanto ci siamo divertiti a farlo, no? In verità sì, c'è anche questo, ma tutte le arti, il cinema compreso a maggior ragione, sono molto faticose. E ci dovete divertire il pubblico, non chi lo fa, ci si è divertito, ma chi si deve divertire il pubblico, no? E spesso, diciamo, si dice sempre ci siamo divertiti, ma non è che l'arte diverte. Certo, qualsiasi artista, come al circo, un trapezista che fa un volo, un valentino, come se detto fosse accaduto, la cosa più leggera del mondo, questo è il dovere dell'artista, è come l'anatra che cammina nell'acqua e va leggera, liscia, va sotto, fa un gran lavoro, come lo sapete, insomma, no? Quindi non è che si diverte, lavora molto. E allora devo dire che durante il film, lavorando molto, la sceneggiatura, abbiamo cambiato 5-6 sceneggiature, perché c'era una follia a quell'età, insomma, no? Non sapevamo da che parte andare, abbiamo lavorato con Age, con Luigi Malerba, infine con Giuseppe Bertolucci, al quale mando un saluto, un grandissimo regista e autore, al quale eravamo amici, ci ha aiutato a finire la sceneggiatura. Le musiche le abbiamo fatto fare a Pino Donaggio, che non riuscivamo a dargli neanche soggetto. Poi abbiamo fatto la fotografia, l'ha fatta Peppino Notturno, che è uno dei più fotografi, insomma, uno dei più grandi direttori della fotografia del mondo, davvero, uno dei più grandi. Frigeri, Altieri per il costume, Frigeri le scenografie, insomma, abbiamo Baragli per il montaggio, un altro dei più grandi montatori del mondo. Eravamo due ragazzini, ma ci tenevamo a fare le cose bene. E abbiamo creato, diciamo, anche se dicevo prima sul divertimento, ecco, perché il cinema è che è proprio, anche il cinema comico non è mai di evasione, il cinema d'evasione è una fandonia, le cose belle, quelle che piacciono sono quelle che ci turbano, quelle che inquietano, quelle che disturbano, quelle che ci assillano, quelle che non ci fanno dormire la notte, ed anche le commedie e i film comici, si vede, sì, ci può disturbare e inquietare un film di Marca, ma anche un film con Totò, perché quella pure di Stalleone, perché la purezza inquieta, quella grandezza là, Totò, con quella faccia da Goldone, da Angelo Pazzo, da Bambino sui Canali, inquietava, anche Totò bastava si spostasse, teneva dietro tutti i morti di fame di Napoli, quindi anche i comici hanno, se non c'è la morte, il dolore, non funziona nemmeno la comicità. Ora, questo è un film più libero, più leggero, e il cinema, diciamo, cosa stanno facendo i ragazzi dell'America? Stanno cercando di riaprire le porte del sogno, perché solo quelle abbiamo a consolarci. Quando via via c'è la luce del cinema, quando la luce va giù,